Allora, salve a tutti, io volevo ringraziare tutti perché veramente questa partecipazione, nonostante il tempo, ma giustamente si parlava d'acqua, è avvenuta giù tanta acqua per rimanere in tema, ovviamente. E poi vabbè, al di là delle singole persone, ringrazio in particolare i consiglieri che sono qui del comune di Torchiano, Alessio e Lucia, penso che siano ben conosciuti, ben noti, anche perché hanno un compito abbastanza gravoso, quello comunque di farsi portavoce di tante problematiche che noi continuamente rappresentiamo loro. E poi chiaramente la presenza graditissima del presidente Camilli, io lo chiamo presidente come lo chiamava mio fratello, un grandissimo amico di mio fratello, sindaco di Grotte di Castro, che è chiaramente uno, fortunatamente, dei comuni che ha un sindaco che si è preoccupato dei propri cittadini e di mantenere quantomeno le... Grazie, ma ho scritto. È una specie di... Io non so abituata a fare queste cose, poi veramente, oramai sono in pensione. E poi gli daremo giustamente la parola perché potrà portare qui a conoscenza di tutti la sua linea di condotta, e che è stata appunto a difesa dei diritti della cittadinanza di Grotte di Castro. E poi vabbè, Giamini Ciancolini, noi amici, nemici, nemici, amici, che sta qui e sicuramente anche lui potrà dire la sua. Io solo una breve nota, anche perché chiaramente non vogliamo annoiarvi, i tempi sono ristretti. E ringraziamo anzi i fratelli Ferretti che ci hanno concesso la sala e sono sempre molto disponibili. Allora, io volevo dire una cosa: se vi ricordate, a maggio del 2022 ci fu una delibera del Consiglio Comunale dopo una raccolta di firme dove si prendeva un pochino le distanze dall'ingresso in talete, e poi magari i due consiglieri vorranno parlare di questo consiglio comunale dove all'unanimità tutto il consiglio comunale ha votato contro l'ingresso in talete. Peccato però che già 2 mesi prima, noi abbiamo qui tutta la documentazione, cioè il 25 marzo del 2022, c'era stata una delibera di giunta, la giunta chiaramente è ristretta, e dove era stato adottato lo schema regolatorio di convergenza delle tariffe del servizio idrico integrato, ecco, relativo agli anni appunto 2022, 2023, 2024. Quindi quel consiglio comunale in effetti è stato completamente inutile, se non per magari farci illudere, far illudere la cittadinanza che forse l'ingresso in talete poteva essere posticipato. E ora quello che salta agli occhi è che, nonostante tutto, continua, non solo immagino il comune di Vitorchiano, ma anche Viterbo per certo, perché ho fatto parte anche di quel comitato, io non me la bevo, non so, ne avrete sentito parlare, e, a pagare comunque il servizio della depurazione. E su questo poi magari forse Gemini Ciancolini ha delle informazioni sicuramente più attuali e più interessanti. E l'ultima delibera, no, una determina, scusate, è la numero 21 del 22 gennaio 2024, circa 40.000 euro, che sono serviti per pagare i lavori di disostruzione del collegamento fra le vasche di sedimentazione del depuratore del centro storico. Quindi a questo punto immagino che la manutenzione dei depuratori, nonostante l'ingresso in talete, sia ancora a carico del comune. Comunque, io mi fermo qui perché non ho nessun titolo a parlare, non sono competente, non so nulla, al di là di tanta buona volontà che ho sempre mostrato, varie battaglie qui in provincia che ho cercato di portare avanti. Passo volentieri la parola al sindaco presidente Camilli, passo anche il microfono e poi per le conclusioni ci avremo Gemini Ciancolini. Grazie. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Ho piacere della vicinanza della gente che c'è, perché questo è un problema che a tanti non gli interessa.
Io ho partecipato a diverse riunioni, però vedo molto molto distacco, perché la solita frase italiana, l'hanno fatto loro, tocca adattarsi, hanno fatto loro, a me non va bene, manco per niente. Io un po' più di voce, per piacere. Mi sente? Forte e chiaro. Ecco. Io sto combattendo questa battaglia più di 20 anni, il mio comune è ancora fuori a Talete, me l'hanno fatta di tutte, no? Ossia denunce, cose varie, ma sono lì, l'ultima lettera è arrivata ieri che mi commissano il comune, non è possibile. Mi denunciava per danno erariale, ma mi danno la medaglia a me, perché l'acqua la vendo quattro da Talete, e dove gli danno il danno erariale? Quella è una bottega, dico molto molto chiaramente. Come principio di fare l'acqua tutti insieme può essere anche un discorso giusto, però dopo non sono giusti gli amministratori, o che siamo in italiana, no? Vengono fatti i carrozzoni per creare i posti, con le leggi sindacali, tutti espressioni della politica. All'inizio mi dissero chiaramente, mica lo smentissero se non è vero. Senza grotte li mettiamo a posto 5 persone, che dice lei? A me non li mette a posto nessuno, dico, perché la gente, un sindaco di un comune vicino, andiamo giù a votare contro, al ritorno infatti dice, ma dico, devo da fare, ma che discorso ha fatto? Dico, eri d'accordo? ABM ha fatto, hanno messo a posto un nipote, questo è il sistema chiaro, semplice e compagnia bella. Poi mi fanno, ultimamente vado in provincia, io vado solamente in provincia per Talete, se no non ho altre cose da fare, non, che non li stimo. C'era da stabilire l'aumento dell'acqua, tutti alzare le mani così, tutti, fuori che io, il comune di Nepi e Sgarbi. Tutti alzare le mani di corsa, subito alzare le mani, c'è da aumentare. Poi fra l'altro c'è un problema, a me sono un nemico anche degli altri sindaci colleghi, perché la gente gli dice, io sto qua pendente, no, ma come, a Grotte l'acqua costa 1, a Corrente costa 4, a San Lorenzo costa 5, a Bolsena costa 6. E allora, Carrera di Camilli è fascista, prepotente, fa come gli pare, siamo per la legge, no, io per la legge sono io, non loro, noi siamo per la legge Galli, che sono fatta, cucita e confezionata. Io ad oggi sono fuori, nonostante i diffidi, commissariamenti e compagnia bella. L'ultimo sono inventati, sono punti su, il primo pensiero devo mettere, dice, i contatori agli usi pubblici, i giardinetti, sai, nei paesi come funziona, giardini pubblici non pagano, il centro anziani non la faccio pagare, la casa non la pagano, le mole non la faccio pagare, è un discorso etico, e qualcuno c'ha bisogno, non gliela faccio pagare, subito i contatori, va bene, eccovi la chiave, gli ho detto, no, no, lei deve firmare un impegno, era l'impegno che per 5 anni doveva essere responsabile di eventuali rotture, avanti, bla 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 bla, ma dico, scusa, mi fate un esproprio, vi rubate la macchina, volete la benzina, volete il pieno, gli dice proprio molto, 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 molto chiaramente. Io ad oggi sto ancora combattendo. Io ho la fortuna in un paese che l'arsenico non ce l'abbiamo, siamo a 9. Abbiamo i fluorini un po' più alti, 1,60 e 1,50. Fatte fontanelle pubbliche, grazie, la gente usa quelle e compagnia bella. Anche il discorso di depurazione è una vergogna. Allora, a parte che se voi prendete una bottiglia d'acqua minerale dovunque, vedete se c'è scritto arsenico, da nessuna parte, proprio non è previsto. Se lo sono inventata questa cosa a Bruxelles, perché a Bruxelles facciamo un discorso un po' lungo. La cosa assurda è questa, appena esce fuori questo arsenico arrivano in comune un pacco di offerte così per il depuratore, era tutto collegato, no? Questi hanno speso 300-400 euro per i depuratori che in metà neanche funzionano. Poi c'è un problema, un sistema di depurazioni antiquati, per cui io dovrei spendere nel mio paese 3 volte di quanto incasso e depurare l'acqua, allora gli do l'acqua, no, di fiumi, gli do la panna, gli do la San Pellegrino, qualche altra cosa. Oggi noi siamo fuori, i più grandi nemici, io sono nemico di tutti in provincia, io sono una persona per bene, solo per questo motivo. Quando sento dire qualche collega che dice, io però mi sono tolto le rogne, dice, tanto in Talete, no, il sito le rogne se le prende, il sito difende i cittadini, altrimenti sta a casa tua, che sta lì a scappare. Non sta lì a scaldare le sedie, troppo comodo, ci ho tolto una rogna, così si rompe, ci pensano gli altri, no, si rompe, ci pensi tu. Io un comune, me ne vanto, efficientissimo, io 2 dipendenti, l'acqua non ci manca, è tutto a posto ed è perfetto.
ho la sfortuna di avere anche altre attività soffca pendente, ma io vedo una rottura 15 persone, 20 persone, sono lì 3-4 giorni, cioè, praticamente è una società che è fallita, è un morto che cammina e mi fa schifo che gli mandi ragioni 200 milioni, 100 milioni per fare soldi pappate all'italiana, no? Lì litigano non per abbassare l'acqua o per ottimizzare i costi, lì solamente per i posti, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, assumi quello, il direttore, è quello che è. Io porto avanti questa battaglia, mi sembra essere l'ultimo dei moicani o giapponese che era nell'isola dopo 40 anni, ma io me ne vanto di stare lì, la gente la pensa a me nel mio paese, l'ultimo che sono inventati, proroghiamo a giugno, siccome a giugno si rivolge, io mi presento anche se potrei, mi sono stancato, aspetto me ne vado per piassela, perché chi verrà sicuramente si metterà la supino a subire, perché venne il commissario, freschetto lì, l'ho preso di petto immediatamente, ma sai, Pippa mi manda la cosa, lei è fuori la legge, la legge, la legge, ma dov'è la legge? La legge è la mia, io ho l'acqua della mia, ho vissuto l'acqua d'otto, l'acqua la vendiamo a poco noi altri. E poi tu hai fatto il sindaco, lo sai benissimo, praticamente tu fai negli enti, tu fai i settori, no? Io nell'acqua del paese ci carico 2-3 dipendenti e la vendo a poco, perché praticamente ho il pozzo del mio, ho le due pozzi che abbiamo fatto, abbiamo una bella cisterna, abbiamo tutto, godo nel vedere, ieri andavo a Solano, passo per Onano e c'erano in piazza gli autobotti con l'acqua. Si è rotto una pompa, non riesco a trovare un pezzo. Acqua pendente, da oggi c'è una autobotte. Al di là del prezzo che è vergognoso, il servizio che è ancora più vergognoso. Si masca con l'arsenico, queste cose. Guardi, se lei va a Miami, in Florida, l'arsenico è 30, ve lo dico io, la bevono l'acqua. Questo sarebbe tutto un discorso da riaffrontare. Tu curti il discorso attualmente è questo. Io sono fuori, sono forse... ho anche altri comuni fuori, però gli altri mi vedono rientrare, io invece proprio non c'entro, lo sanno, e sono nemico, a me mi ammazzerebbero in provincia, il presidente di provincia, tutta la banda di nulla facenti, non hanno mai lavorato, perché io una cosa che metterei in politica è un'altra, quando concorri di come si è campato finora. Qui c'è gente che sono 50 anni che campa con la politica, questa è la situazione in cui la politica è un mestiere. Quando facciamo la riunione e si dice tocca aumentare l'acqua del 20, il 30, tutti così. Ma il partito, quale partito? Una volta c'era il PC che li comandava, oggi li comandano tutti, lo dico io, Fratelli Italia, Forza Italia, la Lega, che vuole tutti quanti, dipendono da 3, 4, 5 persone che condizionano il tutto in maniera chiara ed esemplare. Io il mio l'ho detto, avete qualche domanda sono a disposizione, assolutamente sì. Vi ringrazio per l'atto dell'accoglienza. Eravamo insieme a litigare 20 anni fa. Bravo. Infatti io ringrazio il sindaco che è venuto anche con questo tempo per la nostra rappresentanza, per la spiegazione come stanno nel comune di Trotte di Castro, perché quello che noi stiamo vivendo a Vitorchiano è apocalittico. Qui bisogna che noi veramente reagiamo. Io sono anni che non ho fatto più politica, mi sono messo da una parte perché me l'hanno fatta di tutti i colori, me le faranno, mi diranno che si riavvicina il mostro, perché io sono uscito come delinquente dalla politica, che ho rubato, però sono stato prosciolto a formula piena. In tutti i modi volevo riprendere il discorso dell'acqua. Maria Grazia, nella sua, perché si è emozionata, si è dimenticata di una delibera. C'è una delibera che prevede i lavori triennali che si fa all'inizio dell'anno. In questa delibera è libro dei sogni, però c'è previsto per la depurazione 340.000 euro. Ci abbiamo la delibera. Quindi noi qui abbiamo i due consiglieri di minoranza, dove chiederemo di chiedere il contratto, perché vogliamo verificare, perché proprio dopo la chiacchierata che abbiamo fatto con il sindaco Camilli, quando ci ha detto che volevano l'acqua però volevano lasciare per 5 anni i depuratori, vorremmo capire, perché dalle delibere
di 40 e di 340 mila euro che stanno a carico dei cittadini di Vitorchiano, se anche noi nel contratto c'è scritto che i depuratori saranno FIP per 5 anni. Responsabilità penale. E quindi saranno qui per 5 anni e dovranno spendere questi soldi, sapendo pure che un'informazione che da 8 mesi i depuratori non funzionano e quindi rubano a tutti noi rubano i soldi della depurazione. Questo ve lo dico perché con Riccardo abbiamo fatto le fotografie 7 mesi fa e c'è scritto la data quando fai le fotografie e c'è la fotografia di ieri dove c'è la data e i depuratori sono nella stessa maniera. Quindi noi in questi mesi abbiamo pagato la depurazione che non dovevamo pagare, perché noi, come diceva Camilli, noi abbiamo lasciato quello che prende la rete, noi abbiamo fatto anche i dealsidificatori. Abbiamo fatto i pozzi, abbiamo fatto i serbatoi nuovi, noi abbiamo un gioiello. Io capisco la legge Galli che dice che è una legge di solidarietà per i comuni vicini dove non c'hanno l'acqua, dove non c'è questo e quindi tu devi essere solidale con questo, con questi altri comuni. Io faccio sempre un esempio, io posso capire Canepina, Vignanello, Vallerano, che stanno tutti sulla stessa riga, allora tutte e tre possono fare un unico depuratore, possono fare un unico acquedotto, possono fare determinate cose. Ma Vitorchiano, come Grotte di Castro, da soli, che non c'è nessuno intorno, con chi fanno solidarietà? Noi paghiamo solo. Noi a livello nazionale dicono che c'è un'inflazione del 5% che ci dovrebbero rimborsare sulla pensione o su per chi lavora sulla busta paga. Ma noi l'acqua che paghiamo, che è il triplo di quella che pagavamo, la depurazione di quella che paghiamo, questa inflazione chi la calcola? Chi ce la rimborsa? E invece ci prendono pure per in giro, perché hanno fatto la delibera di dare l'acqua alla a Talete il 22 marzo, il 25 marzo, poi hanno fatto la delibera al Consiglio Comunale dove hanno imbrogliato anche la minoranza dicendo no alla Talete, ma la cosa più grave è che hanno raccolto le firme in tutti i posti dove i cittadini sono stati presi in giro ancora di più, perché c'era scritto un cartello no alla Talete, venite a firmare. Che firmate? A me i cittadini che mi firmavano mi dicevano ma noi andiamo a firmare senza carta d'identità, senza documento, senza niente. Dico guardi, perché già sapevo delle delibere, io ho detto è tutta una presa in giro. Noi abbiamo raccolto le firme, possono dire la stessa cosa, dice voi avete raccolto le firme senza documento. Per raccogliere le firme con il documento ci deve essere un consigliere comunale o una persona, un delegato. Noi non lo potevamo fare. La nostra intenzione, come è scritta sulla lettera, perché la lettera c'è scritto che dall'ONU alla Comunità Europea al referendum che abbiamo fatto e è stato vinto al 99%, al ricorso che ti ha vinto al TAR, noi vogliamo che siano percorse tutte queste strade perché l'acqua deve essere pubblica. Poi c'è una cosa in più che non mi ricordo se 2 o 3 mesi fa hanno votato, come dice il sindaco, all'unanimità l'aumento e l'ingresso del privato, quindi c'è qualche cosa che non va, perché sicuramente
il privato a sti figli di buona donna gli darà qualche posto là dentro, perché questi senza ci rimangono, lo dico io, ossia tutta sta smania entrando nel privato, io lo capisco, stai tranquillo che il privato quando fa delle assunzioni già sa chi mette e chi non mette, consigli sindacali o quello che volete. Ti rubo ancora, scusami, prima parlavi di solidarietà, no? Io non sono d'accordo, perché a me montate tantissimi che mi dà l'idea di un cazzo milioni di IMU. Allora la solidarietà, abbiate pazienza, la natura dice che tanto più la terra è aspra, sassosa e più c'è l'acqua, tanto più è sabbiosa e meno c'è l'acqua, per cui che io devo pagare l'acqua al mio paese quanto la pagano a Tarquinia che hanno l'IMU, hanno Montalto, hanno milioni della centrale. Allora solidarietà si intende generale, un po' tutti, non è che solo mi togli il mio. Noi anche noi gli diamo l'acqua di 40 anni fa, 50 anni fa all'acquedotto del Tirreno, c'è la sorgente, a noi non c'entra la lira, la royalty, niente, perché è di tutti. Però solidarietà andrebbe fatta a campo pieno, non solamente su un settore. Quando tu hai montato Tarquinia, dice cassano milioni, milioni, milioni di IMU, stai fanno le strade, i marciapiedi asfaltati per chilometri, i marciapiedi per chilometri, da noi non è possibile questo. Allora solidarietà facciamola in senso largo. Poi un'altra cosa che di Italia non capisco, ti arrivano ogni 3 mesi una bolletta a conti, spese. Io gli dissi, io ho un'azienda, dico, io sapere quanto spendo d'acqua, non è che fai a conti, io ho smesso di pagarli, finché non mi dite quanto è il consumo, io non vi pago, ma è mio diritto saperlo questo, no? Mio diritto è andare avanti con gli acconti, uno fa un'azienda e sapere quanto consuma, una famiglia sapere quanto consuma, di modo che si può regolare, no? Poi ogni volta che arriva l'acconto 15 euro, ossia, ma neanche, non leggo neanche i contatori. È un'azienda che, scusa Gianni, è allo sfascio totale. Solamente ogni volta fare riunioni ci arrivano soldi, adesso entra al privato, poi al privato ci va più. Il privato mica entra gratis, verrà logicamente a fare gli affari suoi. E noi paghiamo, i politici stanno tranquilli che resteranno in piedi, già c'erano il figlio da una parte, il nonno da un'altra parte, la compagna da un'altra parte e l'Italia. Ecco, per chiudere, poi per qualcuno che vuole, ha visto che ha alzato la mano, qualcuno che vuole parlare, però io volevo concludere il discorso per quanto ci riguarda come iniziativa, come comitato che vogliamo fare, è che se ci fosse delle persone che ci possono aiutare a entrare nel comitato, perché noi abbiamo intenzione di andare avanti, sappiamo che è una battaglia difficile, non vogliamo prendere in giro nessuno come fanno altri, noi parliamo chiari, però noi, ve l'ho detto prima, ve l'ho citato prima, dalla Comunità Europea al TAR, a tutto, noi vogliamo perseguire tutte queste strade. E io so che il sindaco ha vinto il ricorso. No, aspetta, lo spiego, passo. Sì. Sì, io ho vinto il primo ricorso al TAR, mi cascava tutto. E logicamente me l'ho tolto al Consiglio di Stato, ma è una cosa logica perché è conseguenziale, gli interessi sono, però io allungo il brodo, no? Adesso mi hanno scritto che sento il 28 non entri in talete, mi denunciano di qua, ti lancio a paura, perché male non fai, pure non avere, dicono da voi, dove sarà lo stesso, io proprio manco mi risogno per mettere, le minacce, le lettere che ti fanno, ma io proprio non c'è neanche pura fisica, per dirla chiaramente, no, proprio ce l'ho fino a qui io, questa gente, per cui facciano quello che vogliono. Addirittura dice, io devo firmare una carta, senti, che per 5 anni sono responsabile di eventuali rotture e compagnia bella. Vieni qui, mi rubi l'acqua, perché me la rubate l'acqua, che è la nostra, mi rubate l'acqua, mi rubate tutto, mi aumentate l'acqua di 3 volte, devo mettere l'acqua ai contatori, il primo pensiero, i contatori dei giardini pubblici, i contatori delle scuole e compagnia bella, ossia alle Monaco o quant'altro, no? Perché il comune fa anche sociale, sociale è qualche cosa, certe attività io l'acqua gliela faccio pagare, no? Centri anziani, che faccio l'acqua, scherziamo, devo mettere i contatori dappertutto, perché la loro politica è quella. Più per 5 anni garanzie di eventuali penali, più la pianta degli scarichi del paese vecchio. Il mio paese è del 1400, ma io vedo gli scarichi là sotto. Io vedo che però, scusi, se fai la pipì l'acqua va giù al fosso, per cui da qualche parte va. Sono escamotaggi, per cui dopo ti terrebbero sotto schiaffo pena vita. Responsabilità penale, per cui devi stare attento, devi. Ma non è. Non,
non mi sono salutate, sono dei figli di buona donna, è tutto bello, programmato, tutto. Poi la cosa che mi fa arrabbiare è questo. Mentre i partiti si ammazzano per tante cose, qui, sinistra, destra, tutti quanti d'accordo, tutti quanti, perché la torta è allettante e dolce. Quindi, come stavo dicendo, e poi è stato più preciso il sindaco, noi vorremmo, delle persone che possono iscriversi al comitato per poter portare avanti questa iniziativa. La prima è quella di sentire un avvocato e mettere a disposizione un avvocato a tutti i cittadini per il recupero dei soldi della depurazione che ci hanno tolto, perché questo è possibile farlo. Ci abbiamo le carte, ho detto, con le fotografie, con le cose che, che i depuratori non funzionano e quindi ci devono essere risarciti. Quindi però dobbiamo dare un mandato all'avvocato, ognuno di noi deve firmare la delega all'avvocato per essere risarciti di questi soldi. Poi volevo aggiungere sul discorso del servizio, perché l'abbiamo tralasciato. Il servizio qui è pessimo. C'è qualcuno che ha scritto su Facebook, ha scritto, diceva, perché da quando è entrata la rete ci sono più rotture e prima non c'erano? Perché prima le rotture, al di là del, io non voglio dire sempre male dell'amministrazione che ci sono state, in due giorni si riparava, perché l'Acquarolo, Gianni e l'altro che fa il Campo Sant'Arco, in due giorni riparavano la cosa. Oggi ci sono rotture da un mese e non vengono riparate, e l'acqua quella non costa, e poi invece di farci pagare quella cifra a noi, se facessero le riparazioni immediate, perché purtroppo in tutti i paesi ci sono ormai le tubazioni di una certa età, ci sono state nell'arco di questi anni pezzi cambiati, ma ci sono pezzi che ancora non sono stati cambiati e creano questi problemi. Allora, dai servizi, dal discorso che non c'è possibilità di far solidarietà con nessuno, da tutto, i privati che sono entrati, noi siamo convinti che possiamo intraprendere queste iniziative legali con il TAR, poi ci manderanno al Consiglio di Stato e così via. Se i vitorchianesi sono d'accordo, se qualche cittadino ci dà una mano, noi faremo queste battaglie, queste iniziative, perché noi siamo convinti di quello e diciamo quello che è la realtà, perché abbiamo i documenti sulle mani e non diciamo bugie. Ultima cosa, prima di passare la parola, volevo aggiungere che il Comitato si sta interessando anche di un'altra cosa, che è la costruzione del polo scolastico. 5 milioni e 400 mila euro per costruire una scuola materna e a fianco l'asilo nido. L'asilo nido era stato finanziato nel 2011 800 mila euro dalla regione e non l'hanno voluto fare il sindaco di allora. Io non vi dico il nome, ma potete fare non hanno fatto. Adesso hanno fatto delle dichiarazioni false, perché primo hanno detto che i bambini sono in crescita, quando alla scuola materna ci sono quest'anno due sezioni libere. Alla scuola materna, da quando io facevo il sindaco ad oggi, sono stati spesi più di 1 milione d'euro per fare l'antisismico, per fare i bagni, per fare le finestre, per sistemare tutto. Adesso lo abbandoniamo, perché poi con quella scuola materna
che c'ha i bagni piccoli, che c'ha le finestre piccole, che c'ha tutto quanto. Che ce facciamo? Invece tutti, come diceva il sindaco, destra e sinistra, sono d'accordo di spendere 5 milioni e 400 mila euro per fare questa costruzione su un terreno che è l'unico verde che c'è in questa zona, dove hanno dichiarato che, perché dovevi dichiarare la cubatura di quel terreno, delle falsità, perché nel terreno, nel calcolo ci hanno messo i terreni che erano privati, che sono privati, per arrivare alla cubatura che gli serviva. Quindi pure lì stiamo facendo la nostra battaglia, ricostruire e tutte altre iniziative. Non è che ci fermiamo, noi cerchiamo per il bene di Ritortiano. Adesso c'era il signore, mi sembra che... Sì. Scusate, lo dico un po' alla pesana, quando vengono questi dico, ma voi chi va a cercare, che volete? Se parliamoci chiari, vengono su, vogliono l'acqua, vogliono qua, ma poi chi va a cercare, state a casa vostra, ma che volete da noi? Stiamo tanto bene. Lo so, ma noi stiamo tanto bene, c'è l'acqua, la gente è contenta, io con il sindaco in maniera pubblicitaria, il rapporto con i cittadini è buono, l'acqua gli costa il giusto, nessuno si lamenta, ma voi che cavolo volete, sta a casa vostra, no? Ossia, parliamoci di... no, ma pipì, papà, sai, la legge Galli, tutti insieme, bisogna stare insieme, solidarizzare e tirare avanti, adesso sono privati, poi il privato mica è stupido, no? Sicuramente mettere a posto il personale la cosa, poi aumenta. Che questa, qual è il problema quando vai in provincia che, per aumentare? Non è che dicono, ma io ho delle aziende, io se un'azienda non va bene provo a abbattere i costi, non è che aumento, se aumento perdo fatturato, la gente non me la compra il prodotto, no? Questi fanno presto, allora le cose non vanno bene, aumentiamo il 10, il 20, il 30, troppo comodo così. E quando sento dire, donna di bene, mi fa schifo, qualche collega che mi dice, mi sono dato una rogna, PM mi dice, capirai, la cotta è una rogna, adesso ce l'hanno loro, so fare loro, no? So fare i cittadini che tu rappresenti, ti devi vergognare. Io sono arrivato da poco, a parte che in un comune di 5.000 persone vedo che saremo qua un 400, 500, non so, 300, quelli che siamo. No, nel senso, questo mi fa specie. Perché oggi dovrebbe esserci tutto il paese qua, minimo, secondo me. Poi, l'azione civile che voi eventualmente come comune o come comitato si può fare, è una cosa che può portare all'interruzione del discorso pagamento bolletto, dobbiamo continuare imperterriti comunque ad aspettare i gradi eventuali di giudizio e farci comunque... depredare da questa società? Domanda numero due. Domanda numero tre. Non è possibile comunque eventualmente, cioè vorrei capire, e forse questo io non l'ho capito, che qualcuno comunque l'ha votato l'ingresso di Taleto in Ritortiano. Io abito da 20 anni, mi trovo benissimo con l'acqua del comune, col depuratore, con tutto, come penso tutti. E adesso mi sembra di capire che comunque il discorso solidarietà, tutto quanto, però nel momento stesso si poteva anche votare no all'ingresso, visto che la Talete è un'azienda che sono 40 anni che sta sul territorio e sappiamo i danni che ha fatto a Viterbo e quant'altro, per cui secondo me si poteva già capire l'aria eventualmente che tirava, no? Cioè con l'ingresso di questa società, era semplicemente questo. Grazie. A me in comune abbiamo votato no, 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 io dico no, 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 e voglio entrare lo stesso. Noi non abbiamo facoltà di dire no e sì, non è una scelta, è un'imposizione, capisci? Allora che razza cioè voglio dire, non esiste, voglio dire, tra virgolette democrazia rispetto a queste cose. No. Che facciamo? Per reagire, per difendere, tutelarci, no? Sì. Ossia, non è che il comune decide, non è che passa il treno, salgo o non salgo, io dico salite corta, sennò ti butta su spinte, per dirla alla Viterbese. Sì, sì, il concetto è questo. Però uno deve combattere, non è che uno deve stare sotto. Io sono 20 anni sono che d'accordo. Combatto. Sono per me era molto più comodo stare dentro, Ma io sono assolutamente d'accordo. Io presidente del consiglio quando c'era lui, io già allora, finché c'ero io in provincia, la rete si muoveva, perché dopo io mi sono per altri motivi, hanno allentato. Adesso il problema è
quando sento dire ma noi andiamo male, la colpa è dei comuni che sono fuori, ma io poi dei comuni che sono fuori siamo quattro gatti, noi siamo 2600 abitanti, la colpa è forse la maniera dei birbaccioni che tiene italiana, ecco, io l'ho detto del muso io, perché praticamente io vedo le cose vergognose, io vedo, da me c'è un acquarolo e l'acqua non è mancata mai, 2 ore massimo. Io vado ad acqua pendente e vedo intorno a tubo 15 persone, 16 persone, chi porta il coso, chi legge il giornale, chi si appoggia, e questo è normale, è un'azienda che è fatta male come principio e gestita in maniera vergognosa, perché c'è dentro la politica, è tutta gente che entra, ossia lì ogni sindaco ha messo 4, 5 amici, 6 amici, 7 amici, quando partì all'inizio, perché andava male? Si accollò la roba, si è accollato tutta Viterbo, si è accollato i debiti, 300 dipendenti, un sacco di... Ma lo sapete che hanno un sacco di gente a fare le bollette, ma non c'hanno chi va a leggere i contatori? Ce ne siamo accorti. È come uno c'ha una fabbrica, non c'è capito che c'è la roba, il concetto è questo. Fanno le fatture, presumo. sì, presumono il consumo, sì, praticamente. E poi una cosa non è giusta, perché se uno c'ha un'azienda, una famiglia, no... un affittuario deve pagare i debiti presunti, io ho scritto, io non li pago, io sono 5 anni e non li pago, tanti soldi, e non me l'acqua, me lo hanno scritto l'avvocato, a me se mi dice quanto pagare, io non ti pago, è il mio diritto saperlo, può essere presunta un anno, ma no 3-4 anni avanti con le presunzioni dei consumi che fai, capite, arrivano a botte di 30 o 40 mila euro. Se c'è una rottura, io, se magari avessi una rottura dentro casa e c'è una perdita, se tu me la leggi io sarei in grado di poterla affrontare e di risolverla. Così, presumo, tanto ti mandano la raccomandata, ci mettono 15 euro di spese di gestione e compagnia bella e l'uomo campa, dicono. Un'altra cosa, proprio per precisare la domanda che te hai fatto, io con il sindaco, lui era presidente della provincia, io ero consigliere provinciale, ma il sindaco, e sindaco, la prima battaglia fatta 20 anni fa era quella che proprio non accettavamo che Viterbo si levasse i propri debiti, perché Viterbo, la Dalete ha iniziato con i debiti, perché l'ha accennato il sindaco, la Robur con tutto il personale e con tutti i debiti, con i crediti non esigibili, perché le fatture erano scadute, non era esigibile. C'è un altro fattore che vi voglio segnalare, che da allora si doveva pagare una quota associativa alla. Noi, almeno fino a che ci sono stato io, non è stata mai pagata. Quest'anno, quando hanno deciso di entrare in Talete, hanno pagato 120 o 130, 110 mila euro per tutti gli arretrati delle quote. C'è stato qualcuno che stava nel consiglio comunale, pure uno dei dirigenti, ha detto noi dobbiamo pagare i debiti di questo. Noi non abbiamo mai pagati, perché se tu eri socio della Dalete iscritto, se la Dalete falliva, pagavi pure i debiti. Questi non l'hanno neanche capito. Poi si è salvata, perché si è salvata l'ultimo consiglio quando è entrato il privato, perché sennò la Dalete era fallita. Però hanno fatto entrare il privato, era fallita. Quindi vi dico che c'è sulla Dalete una storia di 20 anni, dove c'è chi da 20 anni ha fatto una battaglia, dove chi dopo 2 anni, 2 mesi, 3 mesi è arrivato un signore di Viterbo che ha chiamato quello che comanda Pitocchiano, che non è il sindaco, è un'altra persona, che gli dice vai lì e entra in Talete. Sto lavorando. È entrato in Talete e zitti tutti Mosca, perché i consiglieri di Vitrocchiano e il sindaco di Vitrocchiano non è che comandano, il bilancio le fa un esterno e quello che comanda è un altro esterno. Se le sapete, lo sapete, perché lo sanno tutti, il nome e cognome lo posso fare, perché a me non si mi denunciano, io vorrei essere denunciato per poter dimostrare, come essere denunciato per la scuola che vogliono fare, per far vedere quello che hanno combinato e quello che combinano, e le bugie che dicono ai vitorchianesi, quella è la cosa più grave, perché io, una persona di rispetto, io, i cittadini,
li rispetto perché mi hanno votato, sto lì, perché qui potremmo entrare in un coso, però come l'anestesia urbana. Vito Orchiano ha dato in appalto anche le buste paga, so 20 buste paga, la ragioniera sono state date in appalto a privati. Poi non vi dico del discorso, noi da quant'è che sentiamo parlare della raccolta differenziata, ma l'immondizia, la bolletta dell'immondizia è diminuita o è aumentata? Chi ci guadagna è l'azienda che fia d'appalto, che guadagna sul vetro, guadagna sul ferro, guadagna sulla lattina, guadagna su cosa? Io non voglio fare propaganda perché non ci serve fare propaganda, perché c'ho l'anni, perché sennò vi dicevo, c'era chi a dare l'appalto ai privati non voleva e non lo dava. Se ci sono altre... c'è un'altra cosa che un signore mi aveva detto di fuori che voleva intervenire, diceva, ma se tutti insieme decidiamo di non pagare l'acqua, ecco, se tutti insieme decidiamo di non pagare l'acqua, però se fa, qui è un coso che si morde la coda, perché il signore che è intervenuto, voglio sapere dove vanno questi soldi. Noi qui siamo 100, 150 persone, 120 persone, un interesse di questo su 5.000 persone, ma i capi di famiglia saranno 3.000, esatto. 3.000 persone devono decidere tutte insieme, decidiamo di non pagare l'acqua. Se diciamo questo, allora facciamo tutto quanto. Ha capito? E il discorso è questo. Io mi fermo qui perché sennò vado pure fuori le righe e le denunce di mio davvero. Buonasera a tutti. Io volevo semplicemente fare una valutazione. La prima cosa è che ci vuole il coraggio per fare certe cose. Il coraggio lo devono avere prima di tutti i cittadini. Appena entrata la Telefe Vito Orchiano, io sono vitorchianese e sono un uomo di piazza, in piazza si sentono di tutti i colori, quello è così, quell'altro è così, quell'altro è così. Io dico, bisogna fare qualcosa. Che bisogna fare? Io secondo me ho fatto subito un'iniziativa per conto mio, personale, che ho fatto? Ho fatto una bella email alla Talete, dove dicendo tutti i casini che facevano, compreso la depurazione, e che facevano pagare la depurazione senza motivo. Fatta questa email non ho ricevuto mai risposta. La prima cosa che ho fatto successivamente, quando mi è arrivata la prima bolletta dell'acqua, maggiorata credo di 3 volte, ho semplicemente fatto una cosa, ho strappato quella bolletta, ho preso un bollettino postale, ho fatto un importo inferiore e ho pagato quella bolletta. Ad oggi ancora non ho ricevuto risposta. Quindi se ogni cittadino facesse una cosa del genere, al di là di avvocati o controavvocati, già sarebbe un'iniziativa. Credo che la Talete, quando si vede arrivare un bollettino di 300 euro invece che arriva di 50 euro, credo che qualche motivo per reagire, forse loro devono reagire, noi reagiamo in un altro modo. Come dicevi tu giustamente, cioè, dice, bisogna trovare un avvocato. Gli avvocati poi costano e quindi ci andiamo a mettere ancora altre spese. Oggi ci sono anche i comitati del centro del cittadino, insomma, no? Quindi, benefici. Quindi possiamo attivare una petizione del genere. Ah, compreso questo, se volete, io nell'ufficio che ho un responsabile provinciale che fa esattamente questa cosa. C'è un avvocato che poco tempo fa ci diceva, la Telete è obbligata a fornire al cittadino di fare 150 litri d'acqua al giorno, al mese, adesso non mi ricordo bene, però è un avvocato che conosce la Telete. Quindi possiamo fare delle iniziative non indifferenti. Allora, per dire, ho vissuto il periodo del cambio di come si votava in provincia. Prima si votava con
il popolo. Questa è una vergogna. È stata una vergogna, ma forse lei non si ricorda. No, no, io ero. No, no, non si ricorda di me, nel senso che io. Io ero consigliere. Io ero consigliere. Io ero consigliere comunale di minoranza e quindi ho fatto parte dell'elezione del consiglio provinciale, che mi pare che concorreva lei, esatto. È stato il periodo di Braghetti, si ricorda Braghetti, no? Allora c'era la proposta di far entrare come partito l'Udeur dentro al consiglio della Talete. Io sono stato uno di quelli che ho rifiutato, perché mi immaginavo gli intrighi che succedevano dentro la Talete. Il primo passo che fecero, mi ricordo, il consiglio d'amministrazione, al presidente gli fu deliberato un aumento di 5.000 euro al mese. Ecco dove vanno i soldi poi, ecco dove vanno i soldi. 5.000-10.000 non sarebbero tanti, sì, fosse capace. Per carità, perfettamente ragione. Io sono liberale in questo, se quando uno guadagna milioni, Marchionne e sta gente... Però porta i risultati, certo. Risultati, questo è il fatto che i soldi fanno disastri, ecco il problema. Esatto, ma giustamente, se uno porta i risultati, ben venga che gli prendono 5. Però purtroppo prendono i soldi. Io vorrei sapere dove compro i pezzi di ricambio, che tutti i tubi non li pigliano, che se fanno le aste, se è il miglior offerente, il peggior offerente, tutte. Scusate, ossia, io vorrei sapere questo, che non si sa. Tu a votare il bilancio lì, sono sotto 20 milioni, 30 milioni, con chi chiuderemo, qui è solamente pianto, è un po' di reazione, no? Però sarei come sapere quanto più dipendenti, tutto chiuso, dipendenti. Io fra l'altro non posso vedere, io non sono socio, io non sono socio, grazie di cazzo che stavo mai socio della Talete, io non sono mai entrato in Talete, per cui non posso neanche andarci o più ai bilanci. Però io non essere lì, per consolo, mi sa, lì per me è un enorme onore, guarda, porca miseria, con quella banda non ci sono io. E perciò posso neanche al bilancio, però i bilanci li delimando, li guarda nessuno, i partiti chiamano le truppe camellate, vanno giù, c'è da mettere all'acqua, boom! Cioè, posso dicesse quanto l'aumentavo per io, mi sta bene pure aumentarla, portimi un conto in cui va aumentata, no? È aumentata la corrente, è aumentato questo. L'anno scorso la corrente era aumentata, ora è calata, le bollette sono sempre alte, per cui è quello che è. Io vi invito, il signore diceva di non pagare l'acqua, c'ha ragione non pagare l'acqua. Tanto tu riesci a fare gruppo, si dice di non pagare, fai una reazione forte, no? Perché andarci a parlare per di tempo con questi. No, no, devi andare in giro del paese, a nessuno paghi la bolletta dell'acqua. Convengo. Noi purtroppo la pagavamo in comune e pagavamo poco. Il comune quando si pagava il comune funzionava. Si pagava, lo so, guardi. Il comune ha fatto tutto in montagna, tu te la preparai i pozzi, tutto. Guardi, le dico adesso. Guardi. La Talete che cosa ha fatto? Niente, non dico a me. Allora le sono dato, no, guardi, io adesso non sto a bere manco dirlo, io abito a Grotti di Castro. Io abito a Truccano. Allora no, io arrivato a Solano, passo Ronano, c'era l'autobotte in piazza, guarda che gusto, l'autobotte in piazza. Oggi l'autobotte, come vedete, gli si rompono i pezzi di ricambio, non li trovano, non ce li hanno, ossia sono proprio una maglia sciagurati, per dirla. Non è che l'acqua costa tanto, eppure c'è il meccanismo che è sbagliato. Comunque, non gli dà nessuno. Nessuno gli dà più la roba, allora va. Sindaco, comunque, concludo. La cosa più vergognosa, al di là di Talete o non Talete, in Italia stiamo in un regime. Perché è assurdo che dopo un referendum pubblico che si dice l'acqua pubblica, un magistrato sovverta un referendum. Questa è la vergogna. Quello con referendum, tra l'altro, che i numeri, che avete esatto, che c'è il quorum. Oggi in Italia sul referendum è quasi impossibile. Per referendum c'è bei numeri, così esatto. Che l'italiano questa cosa la sente. Che l'acqua è pubblica, l'acqua è vita, 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 l
Lo sa che mi ha detto? Dice, a un certo punto, questo un silos, c'era l'emblema... C'era l'emblema di una multinazionale spagnola. Noi stiamo andando verso questo. È come se gli arabi vendessero il petrolio a un'altra persona qualsiasi. Veramente vergognoso. È vergognoso. Quindi io vi invito veramente a reagire tutti quanti. Se volete vi metto a disposizione anche sta persona quando volete. Ok, grazie, buonasera. Noi ringraziamo la Fede e accettiamo la sua proposta all'unanimità del comitato, quindi non c'è proprio problema, anzi ne parleremo a voi. Se c'è qualche altra domanda ci lasciamo così. Ringraziamo il sindaco Camilli che si è anche con questa giornata è venuto a dimostrare. Io spero che ognuno di voi, perché ognuno di noi può seminare. Se ognuno di noi semina un'altra e due persone, quello che diceva prima il signore, noi dovremmo essere qui tanti, però bisogna seminare. Noi siamo riusciti a mettere in piedi questo. La sala per fortuna non ce l'ha fatta pagare e ringraziamo Ferretti perché è un signore e proprio per l'argomento che noi parlavamo. Quindi noi siamo a disposizione, c'è il comitato che sul telefonino, su WhatsApp, insomma lo potete raggiungere. Sicuramente nei prossimi giorni, vi ho detto, riceverete su WhatsApp che il delinquente si è rifatto avanti, questo è di sicuro, però io non mi sento delinquente, mi sento una persona onesta che per 10 anni ha gestito e ha cercato di fare gli interessi di Vitorchiano e dei vitorchianesi. Convengo in pieno, quando Zuperolini, quando era in provincia, ci criticava perché lui Vitorchiano era come roba sua e faceva bene, che il sindaco deve fare così. Vi ringrazio dell'invito, a me mi è costato poco perché quando sento di mali da rete andrei pure a Pechino io, per cui non mi è costato niente, anzi io non li posso vedere, lo dico proprio dal primo all'ultimo. Uno mi dice, ma te che ti frega, l'acqua e paghi a casa? A me mettere i cittadini, per il mio paese, per la mia, il sindaco, difende la sua gente. Devi difendere no le multinazionali, gli interessi, oppure mette a posto il filo non al socio, non va bene. Vi ringrazio la disponibilità, vi faccio veramente un bocca al lupo di cuore, io ci sono quando vi serve, grazie. Grazie a tutti. Grazie.